l'aspettavano così? Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. E tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Amici, a questa serata che abbiamo chiamato Giussani 100. Ricordiamo i 100 anni dalla nascita di Don Giussani, ma come mi è capitato di scrivere questa mattina per il sussidiario, a questo numero 100 vogliamo dare più significati. È un po' un simbolo. 100 mondi, 100 modi, 100 scintille che Don Giussani, la sua figura, la sua personalità, il suo pensiero, le sue parole hanno acceso
nelle persone che lo hanno intercettato o che lo hanno conosciuto direttamente o che lo hanno conosciuto attraverso gli scritti o, come è capitato tantissime volte, attraverso altre persone. E questo cento è un po', racchiude tutti questi significati. Io introduco sempre i miei incontri con pochissime parole, perché penso che siete tutti qui per ascoltare persone che hanno da dire cose molto interessanti su Don Giussani, e abbiamo pensato questo incontro in una forma che è nata un po' dalla mostra virtuale su Don Giussani, di cui qui al meeting si può vedere una parte, perché la mostra allestita qui fisicamente è tratta dalla mostra virtuale, perché in questa mostra virtuale alcune delle persone qui su questo palco hanno, sono presenti con un loro commento, un loro pensiero, un loro riflessione, per quanto breve, su Don Giussani. Ed è uno degli spunti che vorrei approfondire questa sera. Vi presento i nostri ospiti nell'ordine in cui darò loro la parola. Allora, madre Maria Francesca Righi, che è badessa del monastero cistercense di Valserena. Il professore Joseph Weiler, che non leggiamo le biografie e i curriculum, perché in particolare con il professor Weiler staremmo qui almeno una mezz'oretta a leggere tutti i suoi titoli. Siamo in famiglia, non c'è bisogno. Ma comunque lo dico, un professore alla NYU Law School di New York e senior fellow al Centro per gli Studi Europei di Harvard, tra le sue tante cose. Però ieri mi ha detto che è venuto qui dalla Polonia, dove sta tenendo un corso anche in Polonia. No. Stai ricevendo un corso in Polonia. Vabbè, ci dirai dopo cosa stai facendo in Polonia. Il professor Fabrice Ajaj, che è scrittore, filosofo, molto noto ai tanti, di voi e di noi che abbiamo letto i suoi libri, e il professor Guzman Carrichiri, che è vicepresidente emerito della Pontificia Commissione per l'America Latina e amico di lunghissima data del meeting, possiamo dirlo, no, Guzman, che non è la prima volta che ti trovi qui. Bene, allora io vorrei chiedere subito, dare subito la parola a madre Francesca. Mi ha colpito, è uscita una sua intervista qualche giorno fa, che è stata ripresa anche dal sito di Comunione e Liberazione, in cui c'era questa cosa che le ricordavo prima, che mi aveva appunto suscitato come un interesse. È capitato a madre Francesca di accompagnare più volte Don Giussani in auto. Prima parlavamo delle esperienze molto difficili delle persone a cui è capitato di accompagnare Don Giussani in automobile anni fa, e in questa intervista ha usato questa espressione: in auto dava indicazioni perentorie, e ce le ricordi, chi ha avuto questa avventura se le ricorda, ma nel dialogo personale, nell'incontro personale, tutto ciò che faceva emergere era la libertà della persona. Allora, su questo spunto vorrei che madre Francesca prendesse la parola. Credo che abbia anche qualcosa da farci vedere, qualche foto, qualche immagine, se non vado errato, che speriamo che la regia possa mandare in onda. Prego. Grazie, io comincio dicendo che sono moltissimo stupita di essere qui, di quello che vedo, ma semplicemente in quello che vedo di essere io qui, cioè sinceramente, perché ho incontrato Cristo nel 1968
E questo da subito ha coinciso con una sequela scelta della persona e delle parole di Don Giuss. Questo spazio della mia vita è durato fino al 77, anno in cui sono entrata in monastero. Dunque, un brevissimo spazio di tempo che ha però posto le fondamenta di tutto il resto. Dunque, la mia vita in monastero è più lunga del meeting, che io non ho mai visto. Ho incontrato Cristo, o meglio, mi sono aperta alla sua presenza attraverso una comunità di GS al liceo, dove ero stata inviata perché nella scuola dove ero e dove appartenevo al movimento studentesco mi tirate la cintura, se vado troppo lungo io vado... Non mi permette... Non mi permetterei mai di farlo, naturalmente. Dove appartenevo al movimento studentesco, la mia classe era stata espulsa e dispersa. Così, in una scuola di periferia rispetto al Parini, ho incontrato una realtà viva di persone che pregavano e che erano presenti nella scuola. Ma il vero incontro con Cristo per me e con una forma adulta della fede è coinciso con l'incontro con Don Giuss, con Monsignor Giussani, e con la scelta di seguire i suoi corsi di introduzione alla teologia all'Università Cattolica. Per la mia famiglia era una scelta controcorrente, perciò ho dovuto pagare lo scotto di un anno in università statale dove si imperversava unicamente il marxismo. Fatto l'unico esame di storia del cristianesimo, ho chiesto di passare alla filosofia in cattolica con l'unico scopo di mettermi alla scuola del Don Giuss. Era una scelta controcorrente sia rispetto alla mia famiglia, ma anche rispetto alla stessa Università Cattolica, che precedeva il maggio francese con le proteste e diventava in qualche modo capofila della sinistra. Io questo non lo sapevo. Molti GSini lasciavano le fila del movimento, mentre io, che mi ero trovata tra le mani un libretto delle ore, postomi da qualche compagno della scuola dove ero stata esiliata, andavo alle manifestazioni e, mentre la gente gridava «Viva Marx!», leggevo affascinata il piccolo libro verde. Poi ho scelto, dovevo scegliere o le manifestazioni o il piccolo libro verde. Ho scelto il piccolo libro verde e alla fine del liceo mi sono messa in primo banco ai corsi di introduzione alla teologia di Monsignor Giussani. La sua genialità è stata per me quella di cogliere la persona nel suo rapporto col mistero come suo fattore costitutivo, al di là e oltre le circostanze, in modo che il piccolo io si trovasse sempre in relazione con il grande tu, che faceva lui e faceva tutto. Baltasar lo avrebbe detto con il tutto nel frammento. Coelet lo dice con ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore senza che riescano a capirla fino in fondo. Di questo senso della vita in relazione ad un altro, Don Giuss ha colto fino in fondo l'importanza come senso religioso. Ripeto ancora, sono stupita di essere qui, perché dopo gli anni di università e un anno di lavoro sono entrata in monastero, dove Monsignor Giussani è venuto una volta a trovarmi e lasciandomi mi ha scritto «Sono sicuro perché ti so nelle mani di Cristo» e punto, questo fu tutto. Ma tutto si giocò in quella scelta, in quel riconoscimento di una presenza da seguire. Una presenza che mi rendeva concreto il Cristo che avevo incontrato. Lui non lo incontrai più, sì, forse una volta quando venni a Milano per questioni di famiglia di mio padre, ma ho continuato a bere letteralmente ogni sua parola e la scelta di un distacco pulito fu altrettanto chiara come la scelta di una sequela che continuava sotto un'altra forma. Volutamente non ho cercato di rimanere attaccata alle parole e agli scritti che mi avevano accompagnato, ma li avevo dentro e attraverso quelli potei incontrare in profondità la tradizione della Chiesa nella forma monastica e potei verificare che erano la stessa cosa.
Mi permettevo solo ogni tanto di dare una sbirciatina agli eventi e alle parole che circolavano nel movimento e mi bastava per registrare la sintonia di sempre. Quello che voglio dire è questo: c'è un distacco che è allontanamento e distanza e c'è un distacco che è approfondimento e fecondità. Un distacco che somiglia a quella sembianza di morte di cui Don Giusto parlava. Ma prima di arrivare al distacco c'è una sequela, una decisione, una identificazione, una appartenenza e infine il tutto in un ultimo rischio che è il passo della fede, quel passo sulla voragine dell'essere che solo la libertà della persona può fare. L'esperienza di una amicizia dove la fede diventa cultura. Quello che poi ho potuto sperimentare in Università Cattolica è stata la scelta di una sequela, voluta e pagata, il paradiso dell'amicizia, dove a ogni passo tutto fioriva di promessa, di speranza, dove nella contraddizione del presente era tutto pieno di positività, dove guardavamo i cristiani in Russia che ci facevano come da maestri e modelli e guardavamo con compassione e tristezza i cosiddetti cristiani anonimi. Padre Scalfi era il mio confessore quando non trovavo il Gius, era raro, ma ho imparato allora a vivere la confessione una volta alla settimana. Andavo al piano superiore, lui allora abitava davanti alle suorine di via Martinenco, dove io ero ospite di una casa dei Memores. Da entrambi, dal Gius e da Scalfi, ho ricevuto la parola pace, il dovere della pace, come dovere di una testimonianza. Dopo l'età dell'amicizia, o dentro l'età dell'amicizia, l'età della decisione, come esperienza di autorità. Il tempo di università è stato tempo di amicizia e appassionate discussioni, tempo di presenza a ciò che avveniva, tempo di appassionato interesse a una tradizione in cui ero nata, ma che non conoscevo, o conoscevo solo per quello che me ne era stato detto. In Università Cattolica, allora con Melchiorre, Rovigli, Bontadini, si insegnavano le dimostrazioni dell'esistenza di Dio, si insegnava la Summa di Tommaso accanto, non so se ancora si fa, ai gradi dell'amore di San Bernardo. In Cattolica ho sentito per la prima volta il nome della compagnia che sarebbe stato poi Bernardo per me. E le lezioni di Don Gius erano il punto unificante di tutti i corsi della Cattolica. Unificante come interesse culturale, unificante come amicizia che lì nasceva. Lì c'erano Don Luigi Negri, Massimo Camisasca con il seminario di apologetica, Angelo Scola come responsabile del neonato clou. La mia amica Silvia rimase in statale, ma andavamo insieme a incontrare il Don Gius se c'era qualche domanda da porre, qualche consiglio da chiedere. Gioia di un'appartenenza vissuta che coincideva con una presenza significativa nella società. Per me questo aspetto quasi politico era importante, fin troppo. Era il livello in cui Don Gius correggeva il tiro della compagnia, riportandolo sempre all'essenziale. Mi ero trovata a scoprire che la fede cristiana era il fondamento ormai misconosciuto delle due posizioni che i miei genitori rappresentavano, liberalismo e marxismo, e che, come sorgente misconosciuta, poteva però valorizzare quello che c'era di buono in ognuno. Nel mio andare in monastero, certamente ha avuto parte la scelta di non rimanere al livello delle discussioni di controversia, in cui potevo anche essere svelta e capace di dialettica, ma andare a quel fondo in cui la verità di ciascuno trova il suo fondamento. Infatti, Don Gius mi prendeva in giro quando gli arrivavo appassionata e arruffata per le questioni politiche. «La politica ti distrugge», mi diceva. Eppure, attraverso la sua persona, ho imparato un'altra presenza politica, che poi si è concretizzata in monastero. Tempo di fede che diventa cultura, non per un apprendimento teorico, ma per le domande che facevano nascere gli insegnamenti che ricevevamo e le risposte che suggerivano, o meglio, proprio per quel concepire la vita come una ipotesi di lavoro, l'inizio di una verifica.
verificare non come la posizione di chi da spettatore sta a vedere se l'esperimento riesce, ma la passione di chi ritiene sempre più vero ciò di cui fa esperienza. E l'esperienza dell'amicizia con gli altri è coincisa con l'esperienza di un'autorità paterna e per questo assolutamente rispettosa e libera. Sapevo che nella decisione della forma di vita sarei stata io a giocarmi e so che volutamente mi ha lasciato misurarmi con quello che avvertivo come il mio destino, anche se forse avrebbe preferito diverso. Salto un pochino, se no è troppo lungo. La funzione educatrice di una vera autorità si configura precisamente come funzione di coerenza. Un accompagnamento autorevole non ti toglie dai guai, dandoti una risposta prefabbricata. Ti immette con consapevolezza nel lavoro dell'esistenza. Queste erano le sue lezioni. Questo era il rapporto con lui, in cui io non ricordo grandi discorsi. Tempo di università, tempo di decisione. La scelta era continuare a studiare, sposarmi. Ho incontrato il monastero, in cui poi sono entrata, per una persona che adesso è nella nostra fondazione in Siria, che ci invitò alla sua vestizione. Eravamo insieme, in un'amicizia aperta e vera. Parlo di gente come Laura Cioni, Bernardo Cervellera, Nori Grassi, Claudio Dal Ponte, Alberto Roderi, Dorotea Fortuna, una compagnia così. Andammo là, in Val Serena, a fare un ritiro di studio e poi le monache ci dissero che avevamo fatto un po' troppo casino. Io dicevo allora che volevo andare in missione, ma di quel gruppo sono poi io che sono entrata in quella casa dove, entrando in chiesa, avevo avvertito la presenza che mi aveva chiamato. E poi, dove con stupore ho visto, qui c'è davvero tutto. Non manca nulla alla vita umana e non manca nulla di tutto ciò che la rende più tale, più vera, più piena. Più per questo amo dire che il monastero oggi è il luogo che custodisce l'ecologia dell'umano. Un amore che ho imparato dalla persona del Gius. Gli facevo spesso da autista e fu in uno di questi viaggi in Milano che gli dissi che pensavo di andare in clausura. Partecipavo agli incontri della verifica, ma quasi da subito ebbi l'intuizione del monastero come dimora definitiva. Vitorchiano era l'ideale che circolava, Valserena la chiesa che avevo incontrato. L'incontro tra Don Giuseppe e Madre Cristiana era appena avvenuto e in CL, appena nata, circolavano le parole di Madre Cristiana e la lettera di una certa Monica che mi colpì tanto che la ricordo ancora a memoria. Non sapevo che l'avrei poi trovata come badessa a Valserena. E in questa lettera parlava della conversione, passaggio da una solitudine ontologica a una libertà di dire «io sono perché tu mi fai». È tardi? Per me era vera l'esperienza di una solitudine ultima, ma era anche bella e vera l'esperienza di un amore vero. Ma incontrando Cristo avvertii che quel nuovo amore mi chiedeva l'omaggio del primo. Ora, alla mia veneranda età, posso testimoniare che è vero. L'affezione vera, l'amore vero ha in sé l'eternità. O meglio, è quel briciolo di eternità che ha dentro che rende vero l'amore. Per cui, in giorno che lo accompagnavo in macchina, non so dove, presi il coraggio e gli dissi la parola clausura. E lui non ci pensò due minuti e mi disse, allora vieni in Argentina. Cosa c'entra? C'è un bellissimo monastero, tu sei un tipo missionario, mio silenzio totale. Ma dentro mi dissi, ma perché devo dire di no, anche se mi pareva una follia. Erano gli anni 73, lui aveva appena conosciuto il monastero di Vitorchiano, fondato da Vitorchiano, Madre di Cristo di Noco. La mia famiglia era talmente sottosopra per la mia nuova posizione che adesso metterci di mezzo l'Argentina mi sembrava davvero troppo. Mi decisi, ma non dissi nulla a casa, così come i miei viaggi in Toscana erano giustificati da una visita a una tenuta in campagna di una mia amica, non meglio identificata. Per arrivare al viaggio dovetti dire una bugia grossa, mi inventai che sarei andata per preparare un libro con il cardinale di San Paolo del Brasile, per la IACA con la quale lavoravo.
Arrivai all'aeroporto e Don Gius mi chiese: «Lo sanno i tuoi?» Io dissi: «No, ho inventato una cosa». «Allora resti qui». Era chiaro che non c'era da discutere. Poi vide la mia faccia e partimmo per quel viaggio famoso, Don Giusto, Don Ricci e io. E in Argentina, non in Brasile, ma in monastero, avrei trovato e fatto amicizia con Pigi. Nel libro di Savorana c'è una foto dove siamo tutti e quattro, me nascosta dietro il Don Gius, di me si vede solo una mano, un pezzo di jeans e i capelli, ma so solo io che sono io. Tralascio i dettagli della vicenda che non sono centrali, ero una ragazzina, avevo in mente che dovevo andare in quel misterioso monastero della Pampa Argentina per scoprire poi che avrebbero ricevuto solo vocazioni locali, e per trovarmi a bussare alla porta di Valserena, e dove poi sono entrata e rimasta. Finisco con che cosa? I pilastri del monastero. I pilastri del monastero: preghiera, vita fraterna, lavoro. L'esperienza del monastero ha esaltato e portato a maturazione i semi che avevo ricevuto nel movimento, collegandolo in modo organico con tutta la tradizione spirituale della Chiesa, con la tradizione teologica e filosofica che avevo imparato ad amare, e il tutto in collegamento continuo con l'esperienza vissuta di una passione pedagogica sperimentata prima su di me e poi da me stessa per le giovani che mi sono state affidate. E la passione pedagogica è esattamente l'introduzione alla realtà completa della fede. Non è mai solo un rapporto personale, ma l'introduzione attraverso l'esperienza personale alla vita della comunità, della Chiesa, quello che i padri chiamano il passaggio dall'io al noi, non come fine dell'autocoscienza personale, ma come una sua maturazione ultima. Gius è stato l'esempio di un carisma che guida la gerarchia. Una personalità carismatica che ha vissuto il carisma lui affidato in assoluta obbedienza all'autorità gerarchica, ma anche con la capacità di suggerire, indicare e in qualche modo governare, è una parola grossa, in una assoluta sottomissione di fede. In qualche modo come San Bernardo, un'esperienza di rinnovamento in fondamentale unità con la tradizione. Per me tutto era nuovo, tradizione e rinnovamento, e non avrei buttato via nulla di tutto quello che mi si apriva davanti. Il monastero in cui sono entrata viveva in pieno tutti i sussulti del rinnovamento postconciliare. Autorità, tradizione, esperienza personale costituivano un triangolo vitale che ho ritrovato funzionante nell'esperienza del monastero, anzi esaltato alle sue potenzialità più grandi. E finisco, perché mi sembra davvero che sia tardi, costruire la Chiesa, liberare l'uomo, costruire il monastero, custodire e far crescere l'umanità. Coscienza di certezza, venivo da due tradizioni simili e contrapposte e ho scoperto quella cristiana che unificava le altre due e ne era il fondamento. E la tradizione cistercense e benedettina come l'espressione più matura della coscienza cristiana, come il vedere avverato ciò che l'esperienza del movimento indicava come meta. Ricordo bene l'importanza che il Don Gius dava all'attenzione ai momenti di preghiera, al silenzio, al lavoro. La liturgia come esperienza vitale, come respiro della vita della Chiesa. Arrivando al monastero ho vissuto ciò che avevo sentito e l'ho meglio capito. La liturgia come punto di verifica e rilancio che è la preghiera personale. Il faccia a faccia con Cristo, cui mille volte ci eravamo richiamati. Faccia a faccia che diventa ipotesi di lavoro, amore alla verità, senso dell'essere e della sua gloria che risplende nella persona umana. Nella famiglia, nelle comunità, l'essere padre e madre, che è ciò che proprio alla nostra società manca. Ora sono qui a testimoniare non la bellezza della vita monastica,
ma a dire che là io ho trovato la realizzazione di tutto quello che nei primi anni del movimento avevo imparato a desiderare, con il desiderio di rendere onore alla persona che più mi ha indicato Cristo come termine ultimo di tutto e unico problema della vita. Grazie Madre Francesca. Ora il professor Weiler, che forse oggi è un po' arrabbiato con me perché da stamattina alle 7 l'ho fatto arrivare qui per raccontare al pubblico di un programma della RAI TG1 Mattina alcuni pensieri sul meeting su Don Giussani, e a quest'ora sono le 21:40 e ancora qua, quindi quale altra dimostrazione di amicizia ci può dare. Ora, nella mostra il professor Weiler dice una cosa, la introduco perché mi aveva molto colpito, e cioè che lui nel messaggio di Don Giussani ha trovato questo grande invito: fare i conti con l'Onnipotente nella vita quotidiana. E questo mi aveva colpito proprio come pensiero su un Don Giussani che comunica universalmente, no, a tutti questo invito a fare i conti con l'Onnipotente o il mistero nella vita quotidiana. Allora, grazie che il professore sia ancora qui, e dopo, se c'è tempo, ci dirà anche della Polonia, ma non è una cosa molto importante. Scusatemi, sono ancora un po' emozionata di questa testimonianza. Grazie, signora. È chiaro, è evidente che il mondo è diviso in due. Quello che avevano la fortuna, la benedizione di conoscere Don Giussani di persona, di vedere i suoi occhi, di ascoltare sua voce, di vedere sua faccia, di fare strada con lui. E noi altri poveri che non avevamo questa fortuna. Però non è fatale. Perché non è fatale? E qui dico una cosa, e mi raccomando, cum grano salis, perché prendo la mia ispirazione degli evangelisti, perché sicuramente tre di loro, e possibilmente tutti e quattro, su Giovanni si discute, non avevano conoscenza personale di Gesù. E hanno scritto i loro Vangeli basati su testimonianza, sulle storie, sui racconti di quelli che avevano in contatto personale con Gesù. E allora la mia conoscenza di Don Giussani è di ascoltare persone come la Madre Francesca, come Julian Caron, come Vita, come Emilia, che avevano questa fortuna, e anche studiare in maniera profonda il pensiero di Don Giussani, di tanti dei suoi scritti, e essere uno dei pochi che ha letto dall'inizio alla fine la biografia, 1400 pagine. Allora, se mi permetto, questo è il mio Vangelo di Don Giussani, e devo dire una cosa. Perché se leggiamo Giovanni e leggiamo Marco, sono Gesù un po' differente. Il Gesù di Giovanni è molto differente del Gesù di Marco. E questo arricchisce
la nostra conoscenza della persona, vedendolo da tutti i punti di vista differenti. Allora, il Giussani che vado a presentare io non è il Don Giussani, è il Don Giussani come percepito di Joseph Weiler. È diverso di Giussani percepito di altri. E vedendo l'ora, ho cercato di ridurre questa conoscenza, questa risonanza che ha fatto Don Giussani in questa maniera che ha appena spiegato, in 7 proposizioni, perché il numero 7 è il numero sacro. Allora, il primo. Quando pensiamo, quando incontriamo leader religiosi, ci sono 2 tipi di carisma differenti. C'è uno cerebrale, profondo, che scrive, che riflette, e la storia è piena di questi. E quando si legge, si impara delle cose importanti, si arricchisce la fede. Esempio contemporaneo, Ratzinger. Chi non ha letto il secondo libro su Gesù deve farlo oggi stesso. E poi c'è un altro carisma che dipende meno sulla parola detta, ma sulla voce, sul sguardo, sulla presenza, sulla ispirazione che la persona dà, vederlo, ascoltarlo, eccetera. E sono 2 carismi differenti. C'è una piccola banda di leader religiosi che riescono a combinare tutte e 2 le carismi. Giovanni Paolo II, uno, filosofo profondo e una persona magnetica. E Don Giussani appartiene a questa piccola banda, perché Giussani, pur non aver scritto una teologia sistematica, era un pensatore teologico molto profondo. E allo stesso tempo ascoltare queste testimonianze, vedendo i YouTube, i suoi interventi, è anche lui magnetico. Perché è importante questo? A parte che è un fatto interessante sul Don Giussani, penso. Per 2 ragioni. Uno, a volte mi sono domandato, che vuol dire quando dicono una persona santa, una persona toccata dalla santità? E quelli che hanno questa combinazione delle 2 carisme, si può dire sono toccati dalla santità. E il secondo è modello per l'uomo religioso, perché l'uomo religioso deve cercare di una parte di radicare la fede nel pensiero, nell'investigazione intellettuale, nel capire, ma quello non basta. Deve essere anche quella spontaneità spirituale, proprio di sentire la presenza di Dio. In questo senso, Don Giussani è un modello. Allora, quella è la prima cosa che mi ha fatto risonanza nella vita di Giussani. Secondo, si parla molto della sfida educativa. Quante parole abbiamo speso quella sfida educativa che predicava Giussani. Cosa vuol dire? Qui sarò duro. Si ponga la domanda a qualsiasi persona qui nell'aula. Perché credi in questo? Perché accetti quell'altro? E la risposta sarà, perché così ha detto Don Giussani, posso assicurarvi che questa risposta non sarebbe piaciuta a Don Giussani. Lo credo perché ho sentito, perché ha l'autorità. No, lui credeva nel pensiero. Lo credo perché può darsi ho sentito di Giussani, ma ho riflettuto, ho integrato. A volte ho rifiutato, ma è diventato il mio pensiero autonomo, in questo senso Don Giussani è kantiano, che la cosa deve venire da dentro, dell'autonomia e la scelta della persona e non dell'autorità di qualcun altro. Quello per me è importante.
E c'è un'altra cosa che sempre pensavo sulla parte, la sfida educativa di Don Giussani. Si doveva prendere questa personalità complessa e ridurla a un concetto. Vi ricordate che i discepoli di Gesù lo chiamavano rabbino, Don Giussani rabbino. Terzo, numero tre. E numero 3 e 4 sono collegati. La prima cosa è veramente un contributo essenziale di Giussani alla persona di fede, la presenza. L'idea di Dio, di Onnipotente, non è un'idea cerebrale, è una presenza reale che deve essere nella vita della persona. Deve sentirlo e non soltanto pensarlo. Ma di questo sapete e non bisognerebbe spendere troppo parole su quel concetto della presenza. Ma il numero 4 è collegato. La presenza non può essere la presenza nella messa all'Eucaristo. Pur essendo una cosa bella, un dono che i cattolici hanno, sono benedetti in questo. La presenza deve essere quotidiana, ogni giorno, non soltanto dentro la Chiesa. E qui Don Giussani lottava contro il cristiano di domenica. Sono cristiano domenica e poi vado a lavorare e nessuno non sa di questo. Di non essere imbarazzato in questo mondo secolare di essere una persona religiosa. E anche questo insegnamento di Giussani mi ha colpito molto e ha avuto una risonanza con me. Sono quello è 3 e 4. Numero 5. Quando penso ai miei figli, vivono in un mondo molto diverso del mondo in cui io sono cresciuto. Molto più incertezza, molto più rischi. Quando io ero giovane sapevo la mia strada, vado a scuola, vado all'università, lavoro sodo, faccio carriera, bla bla bla. E sapevo, sì, tutto sommato devo andare bene. In questo mondo di oggi, pensate, l'Ucraina, la crisi economica, è un mondo che fa paura. I nostri figli hanno paura. E di Giussani, anche prima di Giovanni Paolo II, ha già scritto non aver paura. E questo è il nostro mondo, un insegnamento fondamentale, non aver paura. Quello è il mio numero 5. Numero 6, spirito gentile, la musica, eccetera. Ma non è solo la musica, perché Giussani si vede in tante grandi e piccole cose. Ha sottolineato l'importanza della bellezza nella vita. La bellezza come concetto spirituale, la bellezza come concetto religioso, la bellezza come via di sentire la presenza dell'Onnipotente della vita. Questa è una cosa cristiana, non ebrea. E quello ho imparato di Giussani. Quanto è importante di mantenere la bellezza. Un piccolo aneddoto. In mio ufficio ogni giorno c'è un fiore fresco. Perché? La presenza della bellezza, che è aperta a tutti. Questo è il mio numero 6. E numero 7 è, non va a sorprendervi, Giussani amava la Bibbia e non come tanti di voi anche ha letto la Bibbia. E ha scritto delle cose bellissime, per esempio su Giacobbe. È uno dei scritti più fondamentali, più profondi su Giacobbe, vengono di Giussani, amante della Bibbia. Ecco, ho finito.
il professor Fabrice Ajaja ha detto c'è un approccio di Don Giussani alla cultura veramente diverso, perché è la cultura stessa che ci parla di Cristo. Non dobbiamo avere il problema di cristianizzare la cultura. È questo che rende possibile il dialogo con Leopardi, Pavese, e lui aggiungeva anche scrittori francesi, famosissimi. È questo che consente questo approccio, è la cultura stessa che ci parla di Cristo. E tutto questo appartiene alla dinamica della rivelazione. Allora, con queste parole ero molto interessato ad che lei potesse approfondire questo tema davanti a tutti noi. E grazie per essere grazie, arrivato Roberto. A Rimini. Vado a parlare in italiano e anche in piedi. Due miracoli. Ciò che sorprende un francese quando scopre il movimento di comunione e liberazione è il ruolo centrale che vi svolge la cultura, come se gli artisti potessero essere considerati profeti. Questo stupore è rivelatore. Mostra fino a che punto il cattolicesimo francese, che per molti aspetti può sembrare più combattivo del cattolicesimo italiano, resti tuttavia il più delle volte exculturato. E, del resto, questa exculturazione che può conferirgli il suo vigore polemico, il suo carattere di resistenza al mondo circostante. Dalla legge del 1905 che separa la Chiesa dallo Stato, il cattolico francese tende a vivere una separazione tra religione e cultura. Ha splendide cattedrali, ma questo è il passato. La sua fede non sa più riunire le arti del suo tempo. Essa si accontenta di esercizi di devozione o di azione sociale. Il cattolico francese non apre mai un romanzo in quanto cattolico, a meno che lo scrittore non sia un cattolico patentato. Altrimenti legge un giallo o l'ultimo bestseller alla moda, tanto per divertimento. E gli ascolta il Vangelo, ma quando si tratta di andare al cinema, va a vedere i campioni di incasso del momento. E se deve promuovere un'opera, preferirà il cattivo autore dotato di un certificato di battesimo al grande poeta i cui costumi gli paiano dubbi. E un uomo spirituale, quindi è un moralista, ma non un artista. Qualcosa come il meeting di Rimini in Francia non esiste. Qualcuno come Don Giussani tra i francesi non esiste. Certo, in Francia, gente di chiesa avrebbe potuto invitare un Tarkovsky, un Ionesco, un Aaron Appelfeld, ma lo avrebbero chiamato dialogo con il mondo della cultura. A riprova del fatto che la cultura è un altro mondo al di fuori del loro. I cattolici francesi, parlo dei più ferventi, quando si rivolgono agli artisti e per strategia o per utilitarismo spirituale, si tratta di condurre gli artisti a Cristo o di servirsi dell'arte per annunciare la buona novella. E di fatto l'importante è
salvare le anime, non produrre le opere, perché è la fede che salva, non le opere. Opere che possono sempre essere sospettate di condurci a qualche idolatria. Il giovane seminarista Giussani, come è noto, preferiva andare a pregare in cappella con un libro di poesia piuttosto che con un trattato di ascetica e di mistica. Avrebbe potuto accontentarsi di Dante, ma no, prendeva Leopardi, meno ortodosso. E che dire della sua passione per la musica, perfino la musica profana? Quando un francese sfoglia il libretto dei canti di comunione e liberazione, rimane sorpreso nel trovarci Edith Piaf, eppure Fanchon, una canzone da osteria non proprio virtuosa. Giussani era l'uomo del compromesso, tendeva a scendere a patti con il mondo, ad amare troppo le creature. Come si possono dirigere gli esercizi spirituali appoggiandosi non su Ignazio di Loyola, ma su Cesare Pavese o Thomas Mann? Un francese, per esempio, della comunità dell'Emmanuel, che si reca da un membro di Comunione e Liberazione, resta sorpreso nel non trovare nella casa un angolo di preghiera, con un'icona, un lumino, un inginocchiatoio. Al posto dell'angolo di preghiera ci trova una biblioteca. Come tra gli ebrei. È vero che il francese, che ahimè non è l'unico, tende a limitare la preghiera a un angolo, un solo angolo. C'è un tempo per fare le devozioni e un tempo per preoccuparsi del mondo. A questa schizofrenia francese, Don Giussani non farebbe che opporre un non meno discutibile confusione? Non lo credo. Mi sembra al contrario che se Don Giussani supera il moralismo e l'utilitarismo spirituale che tanto frequentemente colpisce i francesi, è a causa non di una concezione mondana, ma di una vera profondità metafisica. Vorrei iniziare leggendo un brano del Si può vivere così. E in questo passaggio che ho scoperto Don Giussani e ho colto quella profondità metafisica di cui ho appena parlato. Quando dico profondità metafisica, si potrebbe pensare a qualcosa di molto astratto. È il contrario. Quando la metafisica è profonda, raggiunge ciò che c'è di più concreto, tocca qualcosa che si trova in ogni essere, anche il più ordinario, ci rivela una trascendenza che affiora nelle cose più banali. Qui, Don Giussani si rivolge a un ragazzo che è innamorato di una ragazza. È la trama primordiale. L'uomo e la donna è il dono della vita che passa attraverso di loro. Ed ecco la domanda che Giussani pone. Amico mio, la ragazza a cui vuoi bene, di che cosa è fatta? Non è mica fatta di polenta, non è mica fatta di cenere, non è mica fatta di oro. Pensa, io voglio bene a una ragazza che è tutta oro. Oddio, anche fosse platino. No, la ragazza a cui vuoi bene è fatta di un altro, è fatta di Cristo. Tutto in lui consiste. Le montagne, il corpo di questa ragazza è fatto di un altro perché da sola sarebbe nulla. Nulla. Qui
sorge incidentalmente una parola di Paolo ai Colossesi, capitolo 1, versetto 17. Questo versetto, pronunciato come per caso, mi sembra la chiave per entrare nel pensiero di Giussani e capire la sua poetica apertura a tutta la diversità del reale. Tutto in lui consiste. Ti innamori di una ragazza. Da dove viene il fatto che lei ti attira? Puoi certamente pensare che venga dal suo sex appeal, ma dietro al suo sex appeal, in verità, c'è il Cristo appeal. Perché tutto in lui consiste. Senza questo Cristo appeal, il sex appeal perde ogni consistenza. L'atto sessuale che stai cercando crolla. Invece di essere apertura alla gioia della vita attraverso la comunione e la fecondità, diventa fuga davanti all'angoscia della morta. Invece di essere incontro di quella ragazza come persona, diventa stordimento da attrito di mucose e presto il vuoto, il disgusto. Don Giussani continua dicendo che nell'incontro amoroso è sempre Cristo il grande mediatore. Citazione: chi te l'ha fatta trovare? Il Signore del tempo, che è padrone del tempo, il Signore della storia. Chi te la dà per sempre? Chi assicura l'eternità del rapporto senza della quale uno o non ci pensa ed è scemo, o muore soffoca. Appena il fascino della ragazza non è più inserito nel fascino di Cristo, il desiderio si trasforma in disperazione, perché non c'è che Cristo Salvatore che possa salvare il desiderio. Solo Cristo Signore può farne una storia drammatica, senza dubbio, di fedeltà provata, di lotta di tutti i giorni, di danza e di lutto, ma una storia bella e forte, una storia consistente e non un momento di godimento che conduce a un lungo disgusto che ci rigetta verso il prossimo godimento breve come l'oblio, perché senza di lui nulla consiste. Così Giussani si oppone al grande errore metafisico, un errore sia degli atei che dei fondamentalisti religiosi. Qual è questo errore? La visione di Dio e dell'uomo come due concorrenti. La visione dello spirito e del mondo come due nemici. E si dovrebbe sempre togliere all'uno per dare all'altro. E si dovrebbe necessariamente abbassare l'uno per elevare l'altro. Cristo dice: io sono la via, la verità e la vita. Allora, gli uni diranno: Cristo è l'unica via, non c'è altra via, tutto il resto è vicolo cieco e perdizione. Ma gli altri replicheranno subito: per niente, ci sono altre strade, per esempio c'è la 14 per andare da Bologna a Rimini ed è un'autostrada molto concreta dove la tua auto è appena passata. C'è anche la via che porta Romeo sotto il balcone di Giulietta. Non è una vera via viva quella? Giussani risponde che la via che conduce a Giulietta è la via di Cristo. Le due vie non sono in competizione, non sono due vie separate o opposte, perché l'una esiste solo attraverso l'altra.
Se sei veramente attratto da Giulietta, è Cristo che ti attira a lei. Se vuoi davvero Giulietta, è Cristo che vuoi attraverso lei. Ovunque ci sia una verità, anche se nelle pagine di un autore ateo, è la verità di Cristo. Ovunque ci sia vita, anche se è la vita di una formica, è la vita di Cristo, perché tutto in lui consiste. E se vuoi celebrarlo, non devi ripetere Signore, Signore o Cristo, Cristo, ma canta Giulietta, parla della formica, nomina ciò che di buono c'è in quell'autore ateo. Non c'è concorrenza tra il creatore e la sua creatura. Non sono sullo stesso piano, non possono entrare in conflitto. Uno è causa dell'altro. E quindi amare l'uno e amare l'altro e viceversa. Ami il poeta e allora ami la sua poesia. Ami la sua poesia e quindi ami il poeta. E Dio non è solo creatore, è salvatore. Amarlo come salvatore significa amare i peccatori. E Dio non è solo salvatore, è Signore. Amarlo come Signore significa accettare di essere il suo intendente, di agire attraverso Lui e per Lui e di raccogliere tutte le scintille della sua luce sparsa in tutto il mondo. Ciò che Giussani chiama verifica o conformità del fatto con le esigenze del nostro cuore non ha nulla di meramente psicologico. Si tratta sempre di vedere se ciò che facciamo lo facciamo veramente, se quello che cerchiamo ha veramente consistenza, se la ragazza che amo, il povero che aiuto, il libro che leggo, la amo, lo aiuto, lo leggo in Cristo, come una rivelazione particolare per me del suo mistero, come il seguito della sua storia nella mia vita. Don Giussani inizia gli esercizi del 1997 con una ontologia, a riprova del fatto che il suo punto di partenza è metafisico. Questa volta non cita la lettera ai Colossesi, ma la prima ai Corinzi, capitolo 15, versetto 28. Dio è tutto in tutti. Ora c'è qui qualcosa di interessante. Egli traduce il verbo al presente, mentre nel testo greco il verbo rimanda a un futuro. Quando tutte le cose gli saranno state sottomesse, allora il Figlio stesso sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso tutte le cose, e Dio sarà tutto in tutti. E un'altra dimensione del pensiero di Don Giussani, la dimensione escatologica. L'escatologia non è un semplice pensiero del dopo o dell'aldilà. È innanzitutto una teleologia, un pensiero della finalità di tutte le cose. Aristotele dice che la finalità è la causa delle cose. Per capire che cosa è l'uomo, bisogna guardare a ciò per cui ultimamente egli è fatto. Ora, l'uomo non è fatto per la conversione o per la morale. La conversione e la morale sono, se non mezzi, almeno fini intermedi. Non sono fini ultimi. Questo punto è fondamentale per comprendere l'evangelizzazione e i limiti della prospettiva francese, spiritualista o utilitarista, che ho menzionato all'inizio del mio intervento. Bisogna convertire
e convertirsi, certo, ma una volta convertiti, che cosa si fa? Bisogna agire secondo le virtù cardinali, molto bene, ma una volta raggiunta la perfezione, cosa si fa? Le virtù morali o cardinali sono solo virtù cerniere. Questo è il significato della parola latina cardo, cerniera, perno. Servono ad aprire una porta, ma una volta aperta la porta e varcata la soglia, che facciamo? Qua giù, ed è normale, ci interessiamo al movimento che va dall'imperfetto al perfetto, dal peccato alla santità, ma bisogna anche interessarsi agli atti del perfetto e fin da qua giù manifestare qualcosa degli atti della vita santa e beata, vivere già adesso ciò che alla fine polarizza tutto il nostro desiderio, senza il quale la nostra evangelizzazione difficilmente si distinguerà da un semplice clientelismo nel quale si è contenti che ci siano più cristiani, senza sapere ciò che fa essenzialmente, eternamente, la vita del cristiano, cioè la vita di Cristo, cioè la vita della vita. Ed è questo che sta al cuore del pensiero di Don Giussani. Qual è la vita che ci chiama e che comincia già ora qua giù nella grazia? Qual è l'attività dei beati? Tale attività non è il perfezionamento morale, poiché si sono già in Dio. Allora, non più il perfezionamento, ma la creatività. Non più la morale, ma la musica. In particolare il canto corale. E nota l'importanza del canto per Don Giussani e comunione e liberazione. Un'importanza che non consiste solo in una presenza, ma in una precedenza. Citazione: 5 minuti prima della prima messa del movimento è nato il canto del movimento. L'inizio del canto del movimento è l'inizio del movimento. Non c'è differenza. Nasce il movimento e si canta, come un bambino con la madre. Il canto appare 5 minuti prima della prima. Com'è possibile? Come poteva esserci il canto prima dei cantanti? Prima che i primi membri del coro si riunissero e facessero sentire la loro voce. Ciò che ho detto prima permette di accettare l'enormità di questa affermazione, la precedenza della musica sul movimento, cioè la precedenza della musica sulla morale. La musica è venuta prima perché verrà definitivamente dopo, perché corrisponde all'attrazione ultima, alla chiamata della vita eterna. Cantare la gloria di Dio nelle sue creature è la finalità di tutte le cose. E quindi tale fine è già lì in potenza, come ciò che è all'origine di tutto il dinamismo dell'esistenza. Ecco perché Giussani parla della musica come della massima espressione del cuore e della comunità umana, e quindi come dell'elemento dell'atmosfera di ogni missione. Nessuna espressione dei sentimenti umani è più grande della musica. All'inizio del mio intervento ho detto che non c'era un Don Giussani tra i francesi. Devo correggermi. C'è Paul Claudel. Ma Paul Claudel è un poeta, non ha fondato un movimento.
Ecco ciò che scrive e mi sembra molto giussaniano. Non fermate la musica. Quale musica? Quella prima di tutto di quel concerto che è la vita umana, dove non abbiamo la scelta di occupare il nostro posto, piccolo o grande. Non siamo cicale che gridano a squarciagola, attaccate alla corteccia di un pino per tutta la durata di un giorno d'estate. Dobbiamo prestare attenzione a tutto ciò che accade intorno a noi. E molto nel nostro destino dipende dalla finezza del nostro udito, della qualità della nostra intelligenza e dal virtuosismo dei nostri riflessi. Trattengo questa frase: dobbiamo prestare attenzione a ciò che accade intorno a noi, perché il nostro tempo si iscrive sempre nella grande sinfonia drammatica dell'Eterno, di cui la Bibbia e la tradizione ci forniscono la chiave. Senza tale chiave è cacofonia o monotono ritornello. Questa osservazione mi porta a una critica che vale la pena di fare a tutti i discepoli che finiscono per tradire il loro maestro a forza di una fedeltà che diventa fossilizzazione. I discepoli di San Tommaso d'Aquino, invece di essere figli di San Tommaso, degenerano in tomisti. Diventano pappagalli del maestro, invece di fare come lui, di pensare a partire della sua eredità, confrontandosi con le questioni contemporanee, interessandosi ai pensatori del loro tempo. Allo stesso modo, il pericolo è di ripetere Don Giussani, come dice Joseph Weiler. Come se il padre volesse sterilizzare i suoi figli e impedire loro di avere la propria avventura, i propri figli. A dire il vero, leggere e rileggere continuamente il senso religioso senza fare attenzione a ciò che accade attorno a noi significa perdere il senso religioso. Se Giussani ha cantato con tono così giusto nel concerto nel suo tempo, con una precisione che permetteva di rivelare armonie dove gli altri sentivano solo dissonanze, è perché ha prestato attenzione all'opera di Dio, alla sua inventiva passata e presente. Allo stesso modo, se riconosciamo in Don Giussani un esempio e un padre, dobbiamo anche imparare a ricevere il suo calcio nel sedere, cioè a voltargli le spalle per andare avanti e riconoscere Cristo ovunque si nasconda oggi. Grazie. Grazie Fabrice per questa vasta e densissima lettura di Don Giussani. C'è un'immagine degli anni 90, della fine degli anni 90, che è diventata un'immagine, un'icona, un'immagine iconica per tanti di noi e anche per tanti fuori da noi. Ed è l'immagine in cui il professor Carichiri accompagna
Don Giussani il 30 maggio del 1998 in Piazza San Pietro davanti a Giovanni Paolo II. E professor Carichiri è l'uomo che ha accompagnato simbolicamente, fisicamente quel giorno Don Giussani in quella breve passeggiata, ma che ha accompagnato Don Giussani per tanti anni nella sua esperienza lunghissima di servizio nella Chiesa Cattolica. Grazie per il tuo intervento. Ci sono più di 60.000 iscritti alla Fraternità di Comunione e Liberazione che hanno più titoli di me, io che non ne sono iscritto, per rendere testimonianza sulla vita e opera di Don Luigi Giussani nel 100° anniversario della sua nascita. E ci sono circa 1.600 di questi iscritti che hanno ancora molto più titoli di me, perché il carisma effuso dallo Spirito Santo su Don Giussani ha portato loro a seguire il Signore in mezzo al mondo con vocazione di dedizione totale e cuore indiviso. Forse non ci ha insegnato Don Giussani che l'esperienza di questa appartenenza è una via preziosa per comprendere e vivere il carisma? E veramente non sono loro oggi i primi corresponsabili nel mostrare con la propria vita cosa significa aderire al carisma? Io non oso soffermarmi né addentrarmi nella genialità educativa di Don Giussani, nemmeno nell'originalità sorgiva delle sue notevoli intuizioni e sviluppi teologici, perché altri già lo hanno fatto con molta più conoscenza e competenza di me e ne abbiamo ascoltato importanti interventi in questo meeting e in questo incontro. Io solo posso limitarmi a raccontare la mia esperienza di incontro con la persona di Don Giussani, con questo cristiano, con questo sacerdote straordinario, con una lieta gratitudine nell'anima. Ricordo che quando arrivai dall'Uruguay a lavorare in Vaticano con i miei 26 anni, un vecchio saggio monsignore mi ha dato un consiglio che mi è stato sempre molto importante. Segui, mi disse, ciò che viene raccomandato nel libro protoapostolico della Didache, che dice così: guardate il volto dei santi e imparate dalle loro testimonianze. E mi toccò sorprendentemente servire a 5 santi successori di Pietro. E anche sempre guardare il volto di Lidice, mia moglie. Ricordo anche bravi prelati, monsignori, religiosi, responsabili laicali nei miei 48 anni di servizio nella Santa Sede, ma nessun incontro mi ha segnato tanto profondamente come quello con Monsignor Luigi Giussani. Erano i tempi dell'irruzione nella scena della Chiesa di numerose realtà che furono chiamate movimenti, nuove comunità, e che nel discernimento di San Giovanni Paolo II furono accolti e incoraggiati come risposta provvidenziale. Risposta provvidenziale suscitato dallo Spirito Santo per attuare il vero rinnovamento voluto dal Vaticano II, andando incontro al bisogno di comunicare in modo persuasivo il Vangelo di Cristo in tutto il mondo, di fronte ai processi di enormi cambiamenti in atto, anche di sgretolamento delle secolari cristianità, tempi segnati da una cultura lontana dalla tradizione cristiana. Quante volte San Giovanni Paolo II, nella sua lungimirante profezia e atteggiamento paterno, ci chiese al Pontificio Consiglio per i Laici di accoglierle con cordialità, incluso con umiltà nell'ascolto, in spirito di dialogo fraterno, per incoraggiare tutti i loro doni e i loro frutti di grazia, invece di soffermarci sui loro limiti, lontano da quei sentimenti reattivi di sospetto, di diffidenza che caratterizzano una mens di clericalismo ecclesiastico. Fu
fu il suo più grande collaboratore, il cardinale Joseph Ratzinger, padre della Chiesa, diventato poi Papa Benedetto XVI, tra i primi ad apprezzare come grandi segni di vita, di speranza, la fioritura dei carismi di fondazione di queste nuove realtà come dono per nuove generazioni di uomini e donne che riscoprono, scriveva, la gratitudine, la gioia, la verità e la bellezza di essere cristiane e che ne rendono ovunque testimonianza. Faremo bene se riprendiamo la sua splendida omelia in occasione della nascita di Don Giussani in cielo. Proprio in quel tempo, nel processo di discernimento, di riconoscimento della fraternità, di comunione e liberazione, che ebbe il dono di incontrare Don Giussani. La prima cosa, il primo gesto, la memoria viva che rimane di quei primi incontri fu un imprevisto e sorprendente abbraccio di umanità. Quell'interessarsi per la mia vita, per la mia famiglia, per il mio lavoro. Fu come se in quell'incontro la carità di Dio mi toccasse il cuore per mezzo di un'affezione sproporzionata. Mai per parlarmi dell'iter del riconoscimento nel Pontificio Consiglio per i Laici, né per chiedermi nulla al riguardo. Sembrava che in quell'incontro io fosse per lui e con quale eccesso la persona più importante del mondo. La sua passione per l'uomo si riversava nella passione molto concreta per la mia persona. Prima fu la sua umanità straordinaria, poi l'attesa ansiosa di ulteriori incontri. Dopo furono le letture appassionate dei suoi scritti e ancora poi l'ascolto delle sue lezioni negli esercizi della fraternità. Ascoltare le sue lezioni provocarono a me e mia moglie una commozione, una gioia, uno stupore nell'emergere dal fondo del cuore come qualcosa di cui eravamo nell'attesa, di cui ne avevamo bisogno. Fu come un uragano che smuove una calma a volte piatta. Direi che risultava sconvolgente imbattersi con quella presenza, con la sua irruenza e passione, con l'espressività con la quale ci introduceva nei relati evangelici, ponendoci davanti all'umanità del Verbo incarnato, con il modo stringente in quello che diceva, con l'estrema logicità del suo ragionare. Potevo pensare allora, con quella vana sufficienza tentata di fariseismo di essere un laico adulto, persino sottosegretario di un dicastero della Curia Romana, che la mia ossatura cristiana fosse già ben dritta e consolidata. E invece sperimentai la sorpresa, anche piena di entusiasmo, che questi incontri mi illuminavano più chiaramente la natura dell'avvenimento cristiano, lo rendevano di maggiore ragionevolezza, bellezza e attrattiva per la mia vita e mi educavano uno sguardo di approccio cristiano a tutta la realtà personale e sociale. Di colpo mi trovai, io che dovevo prestare la mia collaborazione tra i superiori del dicastero per il discernimento di queste nuove realtà, ultimamente fatto dal Santo Padre, come richiamato a fare un esame di coscienza, a discernere l'impasto cristiano della mia vita e del mio lavoro, a lasciarmi provocare da testimonianze di vita cristiane più piene di parresia evangelica, di libertà cristiana, di dono commosso di carità, di slancio missionario di ciò che io stavo vivendo. Perciò posso affermare che non solo questo mi aiutò a vivere meglio il mio servizio nella Santa Sede, ma che ho ricevuto molto più di quanto poco potuto dare. Insieme all'incontro con Don Giussani, mi piace ricordare il dono di incontrare la dolce tenace Chiara Lubich, profeta dell'unità, la carità piena di tenerezza con gli ultimi di Don Bensi,
il richiamo alla preghiera, ai poveri, alla pace del maestro Andrea Riccardi ed altri amici della comunità di Sant'Egidio, lo slancio missionario a gente dei brasiliani della comunità Shalom e tant'altro. Occupato e preoccupato, come la figura di Marta nel Vangelo, spesso assorbito nella considerazione di situazioni, problemi, programmi ecclesiastici, venivo richiamato a un rinnovato incontro con Cristo, ragione ultima del vivere e dell'operare, del mio umile servizio ai servi dei servitori dell'unico Signore. Don Giussani scrive una lettera alla fraternità, Roberto, l'hai ricordato, in cui dice che quello che è successo sabato 30 maggio del 1988, nell'incontro di Giovanni Paolo II con una moltitudine consapevole e festosa di aderenti a numerosi movimenti in Piazza San Pietro, quell'incontro suo con il Papa è stata la giornata più grande della nostra storia. Anche per me fu una delle giornate più grandi della mia storia di 48 anni di servizio in Santa Sede. Chi non ricorda e ripete le parole con cui Don Gius concludeva il suo intervento? Il vero protagonista della storia è il mendicante. Cristo mendicante del cuore dell'uomo e il cuore dell'uomo mendicante di Cristo. Nell'accompagnare Don Gius, sostenendolo dal braccio a salire gli scalini che lo portarono a inginocchiarsi di colpo davanti al successore di Pietro, percepì con singolare chiarezza quella coessenzialità dei doni gerarchici e carismatici che continuamente edificano e rinnovano la Chiesa nella sua costituzione divina. Come ricordava il testo del Concilio Lumen Gentium, dalla tradizione cristiana, di cui lo stesso Papa indicava che concorrono insieme a rendere presente il mistero di Cristo e la sua opera salvifica nel mondo. Lo Spirito Santo che parla per bocca di Pietro è lo stesso Spirito che soffia dove vuole, suscitando novità di vita per mezzo della varietà dei suoi doni e carismi. I diversi carismi che si sottomettono ai piedi del successore di Pietro, al suo discernimento guida perché lui stesso assistito, guidato dallo Spirito nell'unità della verità e della carità, quello stesso Spirito che lo porta a riconoscere con gratitudine le sue opere come maestro delle anime. Da rileggere su ciò il bellissimo documento della Congregazione per la Dottrina della Fede di giugno 2016, Iuve Nescit Ecclesia. Certo, è più facile parlare di questa coessenzialità che attuarla fattivamente. Se un signor cardinale, come il canadese Marc Ouellet, prefetto della Congregazione dei Vescovi, ha affermato in una recentissima conferenza che la pneumatologia è molte volte assente in molti processi di discernimento ecclesiale. Quando manca lo sguardo per vedere la presenza dello Spirito Santo, la concretezza dei suoi doni, il fervore e la libertà che regala a molti fedeli. Oggi, nel cammino sinodale che il Papa Francesco ha posto a tutta la Chiesa, più che mai è importante questo ascolto dello Spirito, che è spirito di unità e di pluralità di forme in cui si esprime nella vita dei cristiani. Lontano, lontanissimo certamente da voi, il ridurre questi 100 anni della nascita di Don Giussani in una semplice apologia del vostro fondatore, in una commemorazione nostalgica della sua assenza, invece memoria viva della sua presenza. Lui è presente più che mai, lui è presente più che mai e vi accompagna nella comunione dei santi. Senza dubbio, quanto sta intercedendo Don Giussani per ciascuno dei suoi davanti alla Santissima Trinità.
Quanto starà dicendo alla Madonna, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, di custodirli affinché nessuno si perda nel cammino, come cantava Claudio Chieffo alla Stella del Mattino. Dal cielo Don Giussani aspetta dei suoi l'essere fedeli al carisma ricevuto e condiviso, non per custodirlo in vasi chiusi, ma per viverlo come sempre rinnovato incontro e sequela di Cristo, per riprendere una bellissima storia di carità, cultura e missione della quale dovete essere fieri e grati. Il più bel regalo che potete fare a Don Gius nel suo 100° compleanno, sono sicuro che lui l'apprezzerà enormemente, è quello della vostra unità. Unità con chi è stato eletto incaricato di guidare attualmente il movimento, perché è il diavolo che semina divisione e contrapposizioni, e unità che trova il suo ancoraggio più affidabile e sicuro nell'obbedienza filiale al successore di Pietro, ultimo custode del vostro carisma. Per Don Giussani l'obbedienza all'autorità ecclesiale e in primis al Papa fu un dato incrollabile. Lo ricordo sempre nel suo rapporto con la Santa Sede. E con più autorevolezza, molto più autorevolezza di me, lo ricordava il Cardinale Angelo Scola quando scriveva. La sua era un'obbedienza libera. Parlava chiaro. Manteneva con l'autorità ecclesiastica un rapporto testimoniale, non politico, una estrema libertà e una straordinaria umiltà con la quale formulava domande, ascoltava risposte, poneva obiezioni, chiedeva indicazioni ragionevoli, esponeva soluzioni coraggiose, ma sempre obbedienza. Questo anniversario, non può ricadere, certamente, per nessuno di voi, in nostalgie, lagnanze, chiacchiericci, contrapposizioni che Don Giussani ha sempre aborrito. È tempo propizio di mendicanza, di umile domanda di grazia nel cuore di ciascuno delle vostre comunità, affinché si rinnovi la sorprendente stagione di effervescenza carismatica, di consapevole entusiasta appartenenza, di perseverante educazione, di energia missionaria gente, di fantasia della carità che caratterizzò l'impeto originario del vostro movimento. Ricordo che già nell'85 San Giovanni Paolo II vi invitava a risalire all'esperienza sorgiva da cui il movimento ha preso le mosse rinnovando l'entusiasmo delle origini. Ripeteva quell'invito a rinnovare continuamente la scoperta del carisma che vi ha affascinato ed esso vi condurrà più potentemente a rendervi servitore di quell'unica potestà che è Cristo Signore. Oggi, per grazia di Dio, il pontificato del Papa Francesco opera come una scossa di destabilizzazione e di forte interpellazione per aiutare a superare stanchezze e ripetizioni, per non accontentarsi di ciò che si considera come acquisito, per evitare che la forza dirompente del carisma diventi schema abitudinario, per superare la ricorrente tentazione di appiattire il dinamismo di un movimento dentro una logica associativa, per non limitare il dispiegarsi della libertà e della corresponsabilità di tutti secondo forme cristallizzate, e soprattutto per superare ogni riduzione della portata ecclesiale del carisma e un impoverimento della presenza di una realtà tanto preziosa alla Chiesa come quella del vostro movimento. Queste sì sono correzioni necessarie e opportune.
Permettetemi di dirvi che credo che siete chiamati ad avviare una nuova fase della vostra storia, dispiegando la potenzialità del carisma di Don Gius con nuovo ardore, creatività, inculturazione e impegno, alla luce sia del Magistero Pontificio che dei bisogni delle persone e delle nazioni in questo tempo di pandemia, di guerra, di confusione, bisognosi di fraternità e di fondata speranza. È lo stesso Papa Francesco che del Canada ci dice: occorre ritornare all'essenzialità, occorre ritornare all'entusiasmo degli Atti degli Apostoli, alla bellezza di sentirci strumenti della fecondità dello Spirito oggi. Questo è tempo favorevole affinché il potente e fecondo carisma dato a Don Gius, che si è dimostrato, che si dimostra di utilità comune in tutto il bene che ha seminato, incluso molte oltre le frontiere visibili della vostra fraternità, patrimonio della Chiesa, continui a generare discepoli missionari in cui risplenda la testimonianza della bellezza dei santi, la vostra testimonianza. Grazie. Siamo andati un po' in là coi tempi questa sera, ma quanto abbiamo potuto gustare sentire parlare così in questa serata a Rimini di Don Giussani. E credo è il mio sentimento davanti a tutto ciò che ho sentito questa sera, ma credo di interpretare un po' il sentimento di tutti che siete rimasti qui, numerosi, attenti a sentire questa polifonia, no, di accenti, di scintille, come dicevo prima, in questo Giussani 100. Allora io vorrei che ci unissimo in un nuovo caloroso applauso a coloro che ci hanno guidato questa sera in questa in questo viaggio dentro il cuore, il pensiero, le parole di Don Giussani, Madre Maria Francesca Righi, il professor Joseph Weiler, Fabrice, professor Ajaj e il professor Guzman Karikiri. Ora penso che questa sera abbiamo una conferma ulteriore di quanto abbiamo bisogno del meeting per poter sentire, poter vivere queste serate, poter vivere queste occasioni. Ma ricordo che il meeting ha bisogno di noi e quindi non spendo tante altre parole, ci sono i segnali di dona ora dovunque in tutto il meeting. E vi ringrazio ancora e vi auguro buonanotte. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Thank you.
l'aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti dalla curiosità, sospendono un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido.